sono le strade a Torre del Greco? Grazie al sindaco, molto sporche, dissestate, piene di buchi, che vogliamo dire più? Pericolose. Sì, sì, quando se ne va il sindaco sarà sempre troppo presto. I cittadini cosa chiedono? Ma guarda, io a mia memoria non ho mai visto un degrado del genere, mai. Non, con qualsiasi amministrazione, io ad esempio anche vengo ogni giorno da giù dal lavoro, ma non posso prendere l'ascensore della villa, perché funziona solo 3-4 ore al giorno. Un disabile anche che deve salire, come fa? Basterebbe mettere solo un'altra guardia giurata, un po' di intelligenza. Poi ne parliamo della pulizia, delle strade dissestate, la spazzatura. Io faccio l'indifferenziata, ma a casa mia vedo tutto dalle sere, che mischiano tutto. Che ti devo dire più? Negli ultimi tempi ci sono stati anche molti incidenti, anche mortali. Sì, sicuramente. Vabbè, ma già se partiamo dal presupposto che i vigili non ci sono, cioè perché sono tutti proprio uccelli di bosco, non si sa perché. Io non vedo un vigile, però veniamo quella della piazzetta. La piazzetta ognuno fa i comodi suoi, non si può più passare. Quindi mancano i controlli. Manca tutto a Torre. Dalle strade a Torre del Greco come sono? Un colabrodo. Cosa si dovrebbe fare? Intervenire, purtroppo nessuno interviene su questa città, questa amministrazione è carente in tutti i sensi. Sono strade dissestate, sono strade pericolose. Dissestate, pericolose, malfatte, ma non ne parliamo poi dell'immondizia che c'è per strada. Il suo appello all'amministrazione e anche al futuro sindaco, visto che ci saranno le elezioni? Ma penso che vanno al vento i miei appelli, perché è 20 anni che abbiamo questo degrado a Torre del Greco. Non c'è speranza? Non lo so, lo spero. Fanno molti lavori in asfalto in continuazione, che creano un po' di disagio con le macchine, però... I cittadini lamentano che sono un po' dissestate, anche un po' pericolose. No, pericoloso non lo so, però dissestate sì abbastanza, ma sono lavori di adeguamento, non le può anche accettare. Quindi secondo lei è normale? Normale amministrazione? Sì, è più che altro è importante una questione di organizzazione, in modo tale che non crei troppi disagi ai cittadini di Torre del Greco. Come sono le strade a Torre del Greco? Uno schifo. Perché? Perché sono sporche, escrementi di animale ovunque. Ma anche dissestate e pericolose? Soprattutto. Nell'ultimo periodo sono frequenti anche gli incidenti stradali? Tantissimi, tantissimi. Non si sa se sono dovuti alla velocità, ma comunque le strade fanno pena. Stanno buche ovunque. Il suo appello al sindaco? Di mettere in sicurezza la prima cosa, per evitare vittime.